da guardare il pianeta, ognuno di noi deve fare la sua parte. E diciamo la verità, la cultura antispreco può cominciare anche dalla tavola, anche se una ricerca di Last Minute Market ci dice che la strada è ancora lunga. Per quale motivo? Cosa dice questa inchiesta? Daniela Ducco, intanto buongiorno. Dice che la doggy bag è ancora un tabù. Buongiorno Claudio, buongiorno a tutti. Ce l'ha confermato Giancarlo Deida, vicepresidente del FIPE, la Federazione Italiana Pubblici Esercizi, che con Comieco ha presentato il progetto Se avanzo, mangiatemi, perché è vero, proviamo ancora imbarazzo nel chiedere di portare a casa il cibo avanzato. Ah. Purtroppo sì, ma infatti basterebbe tornare indietro di 30-40 anni, era quello che la mamma o la sorella faceva talmente bene, gli si diceva fanne un po' di più così stasera continuo a mangiarlo. Se noi togliessimo anche questa espressione doggy bag, ma lo chiamassimo anche family bag, no? E il bambino, la bambina che qualche volta riceve una pietanza un po' troppo grande, la riabituiamo, come succedeva una volta, a avere quel po' di pietanza che si mangia, così si spreca meno, non si accendono i fornelli. Ecco, va detto che se il 41% degli italiani non chiede ai ristoratori di portarsi a casa il cibo e le bevande avanzate, ci sono invece i ristoratori che ti sollecitano su questo. A me è successo, ti chiedono, lo vuol portare via? Assolutamente, ma qualcuno che è già avanti studia un meccanismo per fidelizzare, cioè nel momento in cui ne fa un pochino in più e ti dà quel pezzettino che poi come processo produttivo costa, non è che costi tanto in più. Come si innesta in questo il consorzio per il recupero e il riciclo degli imballaggi a base cellulosica? Perché spesso e volentieri qualche volta questi prodotti qualcuno ce lo chiedeva, ma potrei portarlo a casa, e finiva in una borsa della spesa, era brutto, no? Ideare una confezione ad hoc simpatica, in qualche modo che ricordi, e il collegamento per non buttare via, ma anche per studiare un prodotto che sta insieme all'alimento. Porti a casa in un contenitore, magari col brand del ristorante, col marchio dei ristoranti, tutti lo vedono, fai comunicazione e quello arriva a casa con una cosa e dice ma era talmente buona. Oppure tornare al ristorante e dire era più buona quella che abbiamo riscaldato, come si faceva una volta con la pasta che levantava. E allora grazie a Giancarlo Deida di FIPE Confcommercio, e insistete con questa bella iniziativa che deve prendere piede. Grazie.